Sprizza Venezia, quale scegliere? Quando qualcuno viene a trovarmi e andiamo a fare l'aperitivo, la prima cosa da prendere è lo spritz. Ma quale scegliere? Per capirlo, siamo andati nel sestiere di Castello in un bar baccaro tipico del posto, al Canton. Qua vi spiegherò le differenze. Mi scuso in anticipo per il sonoro, ma con l'iPhone non ho il microfono. Quando potrò permettermelo, mi prenderò una macchina più seria. Ringrazio in anticipo i fratellini Mario e Seba, che mi hanno accompagnato per questo lavoro, che è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Quindi cercheremo di spiegare che cos'è lo spritz. Tutto nasce dal vino bianco, l'ombra. Si chiamava così perché veniva bevuta all'ombra del campanile di San Marco in un chioschetto che girava a seconda di come andava il sole, per cui ombra. Poi arrivarono gli austro-ungarici e decisero che il vino veneto fosse troppo pesante, troppo alcolico, e quindi decisero di annacquarlo. E quindi nacque lo spritz. Annacquarlo con soda o acqua gassata. Sì, ma è facile dire spritz. Innanzitutto, da cosa è composto lo spritz? Lo spritz è composto per il 50% di vino bianco, per un 37% di acqua gasata o sels e un 17% di... Con lo spritz sicuramente si mette l'oliva e il limone, in più il ghiaccio da mettere prima. Qui mi è venuto da ridere perché mentre cercavo di trovare le parole, alcuni turisti mi fotografavano e mi facevano dei gesti. Non era facile. Quindi 17% di cosa? È questo che differenzia lo spritz. Innanzitutto il Selet, che è quello tipico veneziano, molto buono. Dopodiché abbiamo, per chi vuole qualcosa di un po' più forte, un po' di più strong, abbiamo il Campari, che è rosso, così. Dopodiché abbiamo il tipico, quello più famoso forse. A volte dicono per le donne, ma non necessariamente, quello all'apero, che è questo qua. Poi per finire, in genere i veneziani, o comunque una piccola nicchia, tende a farsi fare lo spritz un po' particolare con il Cinat. Questo qua è un po' amaro, ma è molto, molto buono, ve lo consiglio. È importante che bevendo lo spritz si mangi anche qualcosa, e in baccaro cosa non si può mangiare se non dei cicchetti di vario tipo, in questo caso polpette, per riuscire a berne più di uno. Ho fatto un video sui cicchetti, vi lascio il link in alto a destra, così potete vedere di cosa parliamo. Adesso che non avete più segreti sugli spritz, noi purtroppo dobbiamo pulire tutti i bicchieri, polpette comprese. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi e attivare la campanella per dare un po' di verve a questo canale che non sembra crescere malgrado i miei video settimanali. Nella descrizione troverete dei link di Amazon da cui se vi accederete potrete prendere non solo i libri ma qualsiasi cosa che daranno a me una piccola percentuale per il canale. In più, sempre nella descrizione c'è il link di PayPal per offrirmi un caffè o qualcosa per il canale per crescere. Ve ne sarò grato e vi ringrazierò direttamente nei video. Grazie. Iscriviti! 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 Iscriviti!